Nel 1568 Emanuele Filiberto, principe di Piemonte, avviò l'espansione delle sue residenze oltre le mura e verso nord dell'abitato di Torino, in quella che era la tenuta ducale, realizzandovi il Viboccone, vero e proprio palazzo delle delizie, distrutto nel secondo assedio francese del 1706. Nel 1758 il re Carlo Emanuele III avviò l'edificazione della Regia Fabbrica dei Tabacchi su progetto di Giovan Battista Ferrogio. La fabbrica, ispirata alle imponenti manifatture francesi, doveva contenere in un unico luogo sicuro la piantagione, il semenzaio e pendaggio delle foglie di tabacco, nonché la lavorazione per ottenere il macinato da fumo e la polverina da fiuto. L'antica palazzina delle delizie, trasformata in cappella ed affiancata da fabbricati a lunghe maniche, è ora sostituita dal fabbricato destinato alle centrali termiche. La manifattura tabacchi, con i suoi 600 dipendenti, in gran parte donne, nella prima metà del XIX secolo diventa una delle più importanti realtà produttive della città. La predominanza femminile favorì la costruzione dell'asilo infantile dedicato a re Umberto I, ancora oggi funzionante nella frontistante piazza Abba. La manifattura condizionò anche l'ampliamento urbanistico del borgo Regio Parco, con la creazione di nuclei abitativi e case a uno e due piani fuori terra, scuole, chiese e piazze. Nei primi anni 30 del Novecento la manifattura viene ulteriormente ampliata con nuovi edifici in mattoni a vista che hanno permesso il mantenimento dell'armonia del complesso settecentesco. I danni inflitti dai bombardamenti del 1943, la chiusura del reparto del trinciato da pipa negli anni 50 e la demolizione delle maniche prospicenti, l'attuale via Rossetti e il retrostante Po, determinarono il declino della manifattura. La costruzione al loro posto di edifici progettati in cemento armato da Pierluigi Nervi, con caratteri stilistici e strutturali moderni tuttora visitabili, sembrò dare nuovo impulso alla manifattura, che purtroppo chiuse definitivamente nel 1996. Ora, con la messa in vendita da parte dell'Agenzia del Demanio, si ambisce ad una nuova riqualificazione del compendio e del territorio circostante.